Quarta puntata di Musica Fette, ci troviamo negli spazi di Anytime Concept Store, l'appuntamento dedicato alla cultura underground e ai protagonisti di questa cultura. Quest'oggi con noi Roberto Golotti, benvenuto. Ciao Fabio, buonasera a tutti. Benvenuto, è un piacere averti con noi. Abbiamo avuto solo, anzi, la fortuna di sentirti nel set di qualche settimana fa, però finalmente sei tornato e possiamo anche fare due chiacchiere. Innanzitutto mi piacerebbe chiederti, perché è stata una selezione molto particolare, che cosa ci hai fatto ascoltare? Bella domanda. Più che altro so che non ti piace essere definito in un genere, per cui quando hai fatto quella selezione, più che altro come l'hai fatta per la nostra, per questo appuntamento? C'è stata una scelta oppure sei venuto semplicemente con i dischi? C'è stata una scelta, diciamo, guidata un po' da quello che è il vostro mondo, diciamo. Quindi ho cercato di riprendere un po' delle cose che si potevano legare a questo discorso e di unirle insieme in un... Perché comunque erano cose anche datate, cioè qualcosa che arrivava dal passato, sì, molto sì, attuale sì. Però. Beh, sull'attualità non so, sì, erano cose che ho fatto in un certo periodo, insomma qualche tempo fa, poi svariavano anche abbastanza, insomma, sì, certo, abbastanza piuttosto dritte, però insomma molto varie, sì. Molto cose molto percussive, cioè c'era proprio un percorso variegatissimo, non era solamente il discorso del dire quello, forse che le univa era la ritmica, no, questo essere un pochino sui quattro quarti, sì, piuttosto sì, che magari sì. Quello che cerco sempre è in qualche modo il cuore pulsante, il groove, diciamo, per usare un termine un po'... La base, quello che un po', sì, da DJ devi far muovere un po' la pista, no? Esatto, lo puoi trovare, cioè mi piace pensare di poterlo trovare in qualsiasi genere, cioè può essere la disco, può essere l'house, il punk addirittura, cioè... Certo. Mi raccontavi che hai cominciato a fare il DJ più o meno a 20 anni e che all'inizio poi ti sei scontrato con la dura realtà della pista, cioè quello che ti piaceva magari non era proprio quello che faceva muovere il pubblico. Lo impari subito, cioè è un attimo, non è che devi... sono diverse lezioni, la no, ce n'è realtà, una. La dura realtà, dentro quando vedi che non si muove nessuno dici è ora di cambiare disco. Però se uno ha la fortuna di essere in qualche modo attento riesce a cambiare il proprio registro e a capire. Fortunatamente ho avuto dei, chiamiamoli maestri, validi, uno di questi insomma mi ha insegnato proprio a non categorizzarmi e non richiudermi in un recinto, ma ad essere a cercare sempre la sorpresa, il colpo d'effetto anche spiazzante. Creare l'interesse. Sì, creare l'interesse. Creare l'interesse, cioè, tenere perché... sempre sul chi vive, tra virgolette, la pista. E... Perché... Ecco, bravo, questo è un bellissimo concetto, anche perché io credo oggi spesso sentiamo dei set tecnicamente anche molto validi, ma molto piatti, cioè non hanno questa varietà, non c'è nessun tipo di contaminazione. Arriviamo addirittura al punto dove sentiamo dei mixati che sono tutti su due o tre etichette, girano i brani di due o tre etichette. Ecco, questa è una cultura che è molto attuale, però noi DJ storici non ce la portiamo dietro, abbiamo sempre fatto bene o male molto melting pot, un po' di tutto. Sì, e io mi ricordo sempre quando i famosi maestri, no, DJ, da cui si passavano le serate in discoteca a guardare il DJ mentre gli altri ballavano, no? E quando poi andavi a chiedere consigli eccetera, molti ti dicevano fregatene del cambio, della tecnica, cioè l'importante è il gusto. Invece noi dicevamo ma no, cioè, il mixaggio deve venire bene, deve essere preciso, alla fine e secondo te la verità dov'è? La verità sta nel mezzo, nel senso che una tecnica imperfetta, diciamo, ferma il flusso emotivo che in teoria dovrebbe... Questo è vero, però insomma... Una tecnica perfetta con una selezione scarsa?
Esatto, dice poco. Dice molto poco. Dice poco. Sono d'accordo con te. In realtà credo che poi tutto questo poi sia un po' anche la diatriba che sta girando attualmente, no? Su ma non usi vinili, ma usi il digitale. Si potrebbe parlare per anni di questa cosa, e anzi in realtà ne stiamo parlando da anni. Però vabbè, insomma, tu hai fatto un set in vinile e tecnicamente sei stato quasi praticamente perfetto. Quasi. Poi dopo no, quasi, perché me l'hai fatto notare e perché ovviamente da tecnicista dici ah ok, ma ovviamente in una serata non se ne sarebbe accorto nessuno. No, no, no? Assolutamente. Quindi comunque è vero, sta nel mezzo, no? Ottima selezione, bella tecnica, quindi ecco, però tu hai avuto un diciamo una parentesi anche legata sempre al mondo dell'arte, però come fotografo. Sì. Come fotografo e sempre però legato all'ambito della musica, perché hai lavorato come fotografo in locali e discoteche, quindi voglio dire legato all'ambito del DJing, della club culture. Ecco, raccontami un po' come è nato e soprattutto che legame c'è tra quello che è il DJ e quello che hai fatto come fotografo. Io ho iniziato fotografando musica, concerti eccetera, musicisti fondamentalmente. Sono andato a un momento in cui mi sono chiesto ma perché non fotografare i DJ, che sono in qualche modo, cioè li considero, anche se questo fa inorridire molti, mettiamo le virgolette, dei musicisti. E era il periodo del Mafia Club di Reggio Emilia, ero in contatto con loro, con i ragazzi del Mafia, e ho detto perché non... loro avevano già un loro fotografo, Stefano Camellini, e mi sono proposto di affiancarmi a lui, e quindi ho passato un paio d'anni circa a fotografare tutti i personaggi che passavano di lì, e in quegli anni il Mafia era veramente una fucina. Un fulcro importantissimo per la musica, per la club culture italiana, per l'avanguardia elettronica. Assolutamente. Per l'avanguardia elettronica, probabilmente uno degli esempi più eclatanti, anche perché all'epoca era proprio un elemento di rottura. Sì. Era il locale che proponeva quel genere musicale che non sentivi da nessun'altra parte. Il mio tentativo era quello di riuscire a trasmettere visivamente quelle che erano le sensazioni che arrivavano da quel tipo di atmosfera. Incredibilmente difficile. No, perché l'atmosfera in quel locale in quegli anni era talmente viva, bruciante, che non era difficile. Era facile perché eri dentro. Sì, era facile divertirsi, era facile ballare, era facile... Poi successivamente, cioè, ci si accorge di aver vissuto un periodo per quel settore, diciamo, un periodo fondamentale. Fondamentale, assolutamente. Ecco, lì del Mafia, quindi tu come fotografo sicuramente hai avuto l'occasione di vedere degli eventi particolari. Qual è quello che ti è rimasto più impresso? Ce ne sono diversi. Uno su tutti è stato il DJ set di David Holmes. David Holmes è fondamentalmente un musicista che ha curato diverse colonne sonore, tutta la serie Ocean's 11, 12, 13. La colonna sonora è sua, l'ha messa insieme lui. È un personaggio stranissimo, una sorta di punk dai capelli rossi. Ha fatto era una serata infrasettimana, un prefestivo, tipo, ma poteva essere un mercoledì. Personaggio straordinario, con un set in vinile, gran parte erano 45, e purtroppo c'era il locale semi vuoto proprio per la particolarità della serata. E quindi però magari ti sei goduto anche la serata. Lui ha fatto un set incredibile, dove veramente mischiava da Frank Sinatra ai Public Enemy a delle cose stranissime, elettronica tedesca, proprio con una disinvoltura spettacolare. Beh, poi c'è anche il fatto, quando ti trovi in queste situazioni, c'è il fatto anche di sentire un po' l'esclusività. Ti senti un po' privilegiato, no? E sì, saremmo stati 50 per lui. Si guardava attorno e mi chiedeva ma come mai, è una serata particolare, però memorabile veramente. E c'è quell'aneddoto che mi raccontavi del Mazzum quando facevi il fotografo, di una serata particolare che finisce in un modo particolare. Ecco, questa serata particolare era... Chi c'era in console?
c'era Steve Mantovani, sempre per tornare al discorso dell'effetto sorpresa in qualche modo, no? Io ero lì, lavoravo come fotografo per una rivista, insomma, che seguiva i locali della zona, Lago di Garda, Verona, eccetera. Eravamo al Mazum, Steve Mantovani, dopo una serata, una notte abbastanza tesa, no, musicalmente, sono state le 5 e mezza, praticamente l'alba, c'era già chiaro fuori. Ultimo pezzo, luci bianche, locale illuminato a giorno, con la pista piena che diceva ancora, ancora, ancora. Lui riaccende, tira fuori un disco e dopo un set come quello che aveva fatto, mette su Last Train to London dell'Electric Light Orchestra, quindi un pezzo del 78, fondamentalmente disco, quindi un cambio radicale, eccetera. Il locale è esploso, veramente esploso. Mi ricorda, indimenticabile. Mi ricorda il parallelismo che adesso sta girando su YouTube da un po' di tempo sul fatto di Boris che alberga in chiude il set con Britney Spears, no? Più o meno la stessa cosa, che uno non si aspetta, però in realtà non è una grande novità, erano cose che anche si facevano. Poi magari lui l'ha fatto casualmente, ma non credo, insomma, è uno che probabilmente l'ha fatto per scelta e funziona, l'elemento sorpresa funziona. Funziona in maniera incredibile, proprio perché rovesci completamente il tavolo da gioco. E lo stesso fece Fatboy Slim al Mafia, chiuse il set, se non ricordo male, con un pezzo dei New Radicals, un pezzo che potremmo definire Britpop, un popettino leggero ma con un bel tiro, dopo il set che aveva fatto, che insomma era abbastanza acido secondo i suoi canoni, e anche lì l'effetto sorpresa è stato... Ha giocato, è un elemento fondamentale. Senti, da DJ, io penso che comunque, pur andando a fare una scelta tra brani molto diversi, ci sono sempre degli elementi che legano la musica che ti piace. Ecco, se tu dovessi dire quali sono gli elementi che legano la musica che ti piace e che vai a cercare, che scegli, quali sono? È quello che ti dicevo prima, una sorta di cuore pulsante, un'anima che può legare pezzi apparentemente molto diversi e distanti tra loro, e al di là di qualsiasi genere, vincolo, non saprei come definirlo, proprio si potrebbe usare appunto il termine groove, però non è abbastanza. Cuore pulsante, mi piace pensare che e oggi dove li vai a comprare i dischi? 99 volte su 100 in rete, siti specializzati. Poi io cerco, seguo poco l'evoluzione dell'attualità. Mi piace fare più, tra virgolette, ricerca, cioè andare a scoprire cose anche vecchie, passate, e riproporle. Quindi, no? Sì, quindi cerco molto sull'usato. Inserirle in un set, cioè, cercare di attualizzare. Senti, per la prossima stagione che viene, a prossimi appuntamenti, quando è che ti vedremo? E Roberto Golotti, che cosa ci riserva? Perché insomma noi vogliamo continuare a seguirti. Non ho residenze fisse, quest'anno ho fatto diverse serate a Ratafia, dove ho fatto dei set abbastanza duri, tra virgolette, adesso che è un locale abbastanza rude. Ti lascia però lo spazio, perché probabilmente quello è anche il bello, no? Avere lo spazio per poter fare delle cose che da altre parti non potresti proporre, no? Sì, infatti l'unico vincolo che pongo è quello proprio di non avere vincoli e soprattutto di divertirmi. Se non mi diverto non... Hai ragione. È la stessa cosa che pensiamo noi. Purtroppo a volte magari viene un po' difficile perché le regole della pista sono molto ferre, però quando trovi uno spazio che ti permette di fare quello che vuoi, beh, allora lì viene fuori proprio la selezione, non dico perfetta, però sei libero . È come essere in cameretta, no? Dove puoi fare un po' quello che vuoi. Sì, mi piace pensare che una delle regole sia che se il DJ si sta divertendo, è automatico che si diverta anche la pista. Senti, ma tu
fai ancora non più le cassettine, però i CD mixati. Quindi sei uno ancora vecchia scuola, si registra il suo bel mixato in vinile. Sono delle fatiche immani. Perché quando registri, poi insomma, sbagli il penultimo cambio e ti tocca ripartire. Ti tocca ripartire dall'inizio. Ti tocca ripartire dall'inizio. Vabbè, è un gioco. Fa parte del gioco. Va bene, Roberto, è stato un vero piacere averti con noi. Grazie. È un piacere per me. Grazie a voi. E in bocca al lupo.